valorizzare il ricco patrimonio archeologico e naturalistico rappresentato dalle grotte del litorale cilentano, in particolare di quello camerotano. E questo è l'obiettivo del Museo Virtuale del Paleolitico, inaugurato nella frazione marina del centro costiero a sud del capoluogo salernitano, realizzato nella zona del porto, il MUVIP, questo l'acronimo scelto per il nuovo museo, nato grazie al finanziamento PSR Campania, consente ai visitatori di rivedere le grotte più importanti dal punto di vista archeologico attraverso un percorso virtuale e seguire così le scoperte compiute negli anni. Un viaggio nella storia del Cilento, grotta della Cala, del Poggio, della Serratura, raggiungibili anche a piedi dal centro di Marina di Camerota, ma anche quelle del Noio e della Baia degli Infreschi, visibili soltanto dal mare, sono ora a disposizione dei visitatori del MUVIP anche in maniera virtuale per delineare un periodo storico come il Paleolitico. Grotte che sia nel Cilento che nel resto d'Italia sarebbero state frequentate a lungo, da 500.000 anni fa all'età del bronzo, ed ancora oggi custodirebbero innumerevoli e interessanti reperti, 5.000 nella sola grotta della Cala. Il progetto di recupero legato al Paleolitico a Camerota non si concentra soltanto sulle grotte, proponendo un percorso che abbraccia le varie frazioni, dal centro agli Cusati, con un plastico tattile e un documentario di approfondimento attraverso itinerari specifici. Nel futuro poi anche un museo con reperti veri e propri. Abbiamo tracciato 4 itinerari per le 4 frazioni. Per gli Cusati abbiamo cercato di valorizzare il grosso patrimonio olivicolo rappresentato da queste piante gigantesche dell'olivo pisciottano. Per Lentiscosa le vie della fede, per Camerota gli antichi mestieri, la creazione di oggetti in terracotta, e per Marina di Camerota chiaramente la valorizzazione dell'immenso patrimonio archeologico di cui siamo possessori. Raccontiamo in questo progetto 500.000 anni di storia, dall'uomo di Neanderthal a 3.000 anni fa, e tutto questo lo raccontiamo anche visitando il nostro patrimonio comunale, cioè tutti questi giacimenti li abbiamo all'interno di territorio comunale, che cercheremo di valorizzare, insomma, nei prossimi anni, portando alla realizzazione appunto del museo reale.